Buongiorno e benvenuti in questa nuova diretta sulla mia pagina Facebook professionale, Davide Maranta, consulente marketing rivenditori, che ovviamente sono io. Aspettiamo qualche secondo, qualche minuto, magari che si collegano un po' di persone. Fatemi sapere se si vede, se si sente, se tutto funziona. Scrivetemelo nei commenti, per favore. Perché oggi parleremo di una cosa molto, molto importante. Allora, al momento vedo le prime persone che si stanno collegando. Aspettiamo giusto qualche secondo prima di partire. Io sono collegato con un nuovo dispositivo, dovrebbe andare meglio rispetto alla diretta precedente, sentirsi meglio, vedersi meglio, fatemelo sapere. E poi sto controllando anche sul PC, diciamo, la funzionalità e se tutto sta andando bene. Ecco qua. Allora, sembra che tutto stia andando bene. Fatevi qualche buongiorno. Buongiorno, Egidio, buongiorno. Tutto ok, grazie mille per il feedback, gentilissimo. C'è un leggero ritardo, ovviamente, tra il tablet e il PC, normale, va bene. Però credo che tutto stia andando. Allora, come vanno le cose? Ditemi se si vede, se si sente. Siamo a fine quarantena, tutti pronti e carichi per ricominciare a lavorare. Molti di voi in realtà stanno già lavorando, ferramenta, rivenditori, insomma, siete già praticamente quasi tutti operativi. Grazie Rosanna, ciao. E vedo che fortunatamente si vede e si sente bene. Siete quasi tutti operativi, diciamo un 70% del settore in Italia di ferramenta e rivenditori di materie prime o semilavorate, materie prime, quindi edilizia, ferro, legno, alluminio, anche del settore dei pannelli, coperture, siderurgia e quant'altro. Siete quasi tutti aperti, ma non lavorate, ahimè, non lavorate, insomma, in maniera regolare. Qualcuno aprirà ancora di più, le cose miglioreranno già un pochino da lunedì, ma è chiaro che sarà il 4 a essere determinante ai fini dell'apertura generalizzata, insomma, tranne alcune attività, della nostra apertura generalizzata, del nostro settore che aprirà, diciamo, quasi del tutto appunto al 4 di lunedì 4 di maggio. Allora, ci sono alcune persone collegate, aspetto ancora qualche secondo, poi parto e direi che si sente, si vede bene, ho avuto già alcuni feedback. Non mi dilungo molto sulla mia presentazione perché insomma avete innanzitutto su questa pagina Facebook professionale Davide Maranta, consulente marketing rivenditore, avete un post in alto, fissato in alto con chi sono e tutto quello che faccio, quindi non mi dilungo. E poi avete l'importante il blog www.isistemidifissaggio.it, che è un blog di marketing e vendita sul settore delle ferramente dei rivenditori. Trovate le varie pagine, trovate le varie cose di cui mi occupo. Il canale YouTube che è Davide Maranta, consulente marketing rivenditori, altrettanto, dove trovate moltissimi contenuti. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube e a guardarvi, per esempio, la playlist Introduzione al corso Prestart, dove parlo un'ora e mezza, circa tre video di un'ora e mezza in tutto, se non sbaglio, più o meno, dove c'è una bella fetta dell'introduzione del corso che io faccio ai miei clienti, perché diciamo potete impattare su di me attraverso il mio libro Vendere Sistemi di Fissaggio, il mio corso Prestart, ma anche tutto. Potete anche lasciarmi la mail in privato o scaricare il report, così che siete in contatto con la mia newsletter, cartacea e mi iscrivete all'interno della mia mailing list in cui vi invio contenuti di valore sul marketing, sul business delle ferramenta e dei rivenditori. Ok, di cosa volevo parlarvi oggi? Vediamo un attimo, faccio un controllo, sembro bloccato, ma è bloccato o funziona? Sta funzionando? Sono bloccato perché vi vedo bloccato. Ottimo audio, si vede benissimo e quindi immagino che non sono bloccato. Perfetto. Quindi, di cosa volevo parlarvi? Oggi, visto la situazione abbastanza antipatica, abbastanza fastidiosa, insomma,
quello che è, insomma, non è inutile parlarne di questa pandemia che ci ha colpito. Sento e vedo un po' di attività che si sta facendo, si cerca di riattivarsi, si cerca di trovare una soluzione, si cerca di recuperare i clienti. E quindi ho pensato di creare, di dare una piccola strategia di riattivazione ai clienti in 5 step più 1. Per fare dell'operatività, in realtà è proprio una strategia operativa, estremamente operativa, concreta, di cose che devi fare fisicamente, che devi realizzare, che devi creare affinché tu possa riattivare questi clienti. Faccio una breve premessa: questa strategia è ovviamente emergenziale, no? È una strategia emergenziale, cioè è una strategia che è figlia di questo momento appunto in cui dobbiamo riattivarci, ma tu la puoi ingegnerizzare, cioè la puoi inserire all'interno di una quanto più completa strategia di marketing e vendita. Si blocca spesso? Audio video mio, a volte si blocca, funziona, ma si blocca spesso. Vabbè, io vado avanti, poi si dovrebbe sbloccare, credo che poi si dovrebbe sbloccare tranquillamente dopo. Dicevo, all'interno di questa premessa, che questa strategia di cui ti sto parlando è una strategia che tu puoi, potrai poi svilupparla a livello generale, cioè potrai far sì che inserirla in una strategia più complessa, perché non è questa la mia strategia di marketing, cioè non è questo. Ciao Simone, come stai? Grazie per il feedback. Diciamo, non è questa la strategia di marketing, la pianificazione di marketing, e adesso non c'è tempo, non si può fare, voglio dire, sei in una fase così, non puoi studiare la tua idea differenziante, non puoi creare la tua specializzazione, non puoi creare il tuo sistema di marketing, dovresti farlo, cioè dovresti necessariamente farlo, però non puoi farlo in questo momento, non puoi farlo adesso, visto che io ti sto dicendo un qualcosa che tu da lunedì puoi fare, da lunedì 27 o da lunedì 4, magari la settimana prossima ancora, lo puoi fare, è chiaro che non sto parlando di un qualcosa di concettuale, teorico, che però in realtà a te serve come? A te servirebbe in realtà parlare, diciamo, di, cioè, comprendere la strategia del marketing, che è molto teorico-concettuale, ma di quelle teorie e di quei concetti che servono a te, che hai una rivendita, che hai una ferramenta, no? In generale. Poi pianificare la tua strategia, cioè calare la strategia generale nella tua strategia concreta e poi fare la pianificazione, tra cui le cose che ti sto dicendo adesso. Ma siccome, ripeto, non c'è tempo e tutto, almeno ti do la possibilità di entrare a contatto con il mio modus operandi in termini concreti, anche se non hai tutto questo. Ti ripeto, questo non per mettere le mani avanti, la strategia funzionerà, vedrai che funzionerà e otterrai dei risultati. Se fai tutti e cinque gli step che ti propongo, più l'uno di bonus, adesso ti spiego perché. Non uno, due o tre, tutti e cinque, perché quella è la differenza. Se tu fai tutti e cinque gli step, allora probabilmente, anzi sicuramente, fai qualcosa di diverso rispetto ai tuoi concorrenti, perché ti posso garantire che nel nostro settore, in Italia, 20.000 attività circa, 5.000 rivendite, 15.000 ferramenta, rivenditori di vario livello, nessuno fa le cose che ti sto dicendo adesso, proprio nessuno praticamente. Allora, strategia di riattivazione in 5 step più 1. Sono cinque cose che devi fare. Qual è la prima cosa? Qual è il primo step? Primo step, devi mandare una mail di riattivazione a tutta la tua lista di clienti attivi degli ultimi anni, almeno 1 o 2 anni. Subito sorge un problema. Tu la lista non ce l'hai, perché a meno che non sei un mio cliente che già sa che deve fare la lista, tu la lista non ce l'hai. Di cosa sto parlando? Fabbri, ditte, insomma, artigiani, tutte le partite IVA che hai della tua ferramenta e della tua rivendita, anche se sono 5 o sono 2.000, è la stessa cosa. Cosa fai allora? Ti vai ad aprire il tuo computer, ti prendi la mail e ti crei una banalissima mailing list. Ti fai una mailing list semplicissima e poi, una volta che l'hai fatta, ci vuole pochissimo tempo, spesso anche pochi secondi, oltre che massimo pochi minuti. Vai a inviare una mail, mi raccomando, in copia conoscenza nascosta, cioè mettendo questa lista in copia conoscenza nascosta e non in copia conoscenza o in A, attenzione a questi piccoli dettagli, così che tutti quanti non vedono tutti i contatti che hai, quindi in copia conoscenza nascosta, CCN, e invii una mail di riattivazione. Ora, non avendo tu idea differenziante, non avendo tu specializzazione, tranne se non sei un mio cliente, e ci sono qua collegato alcuni, vedo tra un po', sicuramente ci sono dei miei clienti che mi hanno detto che si collegavano, ne vedo uno al momento, e poi piano piano arriveranno gli altri. E non avendo tu niente, che cosa devi dire? Due cose semplicissime.
una mail di riattivazione in cui dichiari e dici che finalmente sei aperto, che stai aspettando il cliente, che hai riaperto l'attività a regime al 50%, al 100%, e gli chiedi di venire a trovarti, dandogli scambiare, ricordati che devi sempre dare qualcosa, un piccolo incentivo. Questa cosa del piccolo incentivo è ricorrente ed è molto semplice da capire ed è anche molto attuabile nel nostro settore, sia nel settore della ferramenta e sia dei rivenditori. Perché nel 99% dei casi tu hai un miliardo di articoli, migliaia di articoli, non venduti, vecchi di 10, 20, 30, 40 anni fa, che non venderai mai, già pagati e strapagati con le tasse e tutto il resto. Prendili su, dagli una bella spolverata, mettili sul banco e dai la possibilità di vendere. Anche se sono cose un po' più complesse, anche se qualcosa, ma io l'ho pagato 10 euro, sì, ma l'hai pagato 20 anni fa, 10.000 lire, 20.000, 20 anni fa, insomma, non funziona più. Però puoi praticamente dare una possibilità di fare questo tipo di lavoro. Ora ti rispondo, Egidio, finisco questa cosa e poi ti rispondo anche nel tuo specifico. Quindi, prima cosa, mandare una mail, una per cominciare, poi dovresti mandarne una settimana, perché non di più, in quanto non avendo cosa dire, tu non sai cosa dire, potresti magari prendere le testimonianze dei clienti che hai su Google. Io ho scoperto che moltissimi miei clienti hanno decine di testimonianze su Google, sul loro sito, oppure proprio sulla pagina, sulla Google Maps praticamente, e non lo sanno neanche, è una miniera d'oro. Prendi queste testimonianze e invia. Seconda cosa, invia un SMS o WhatsApp al cliente. Anche qui parlo dell'artigiano, della ditta, della partita IVA. Vatti a prendere il numero di cellulare, se ce l'hai, poi se non averli di tutti, ma la maggior parte ce l'hai, e manda un WhatsApp, un SMS, uno in questo caso, non due o tre, uno solo, in cui dici che ti stai riattivando, che hai riaperto l'attività e lo inviti a venire nella tua ferramenta, nella tua rivendita. Magari a prendere un report, magari a dargli un se vieni grazie a questo SMS avrai un piccolo omaggio, qualcosa del genere, ma gli mandi questo SMS. Terza cosa, chiami, contatti o fai chiamare. Chiaro, immagino se tu sei da solo in ferramenta, non lo puoi fare, siete almeno in due o in tre o in quattro, fai chiamare dai tuoi commessi, dai tuoi rappresentanti, il tuo socio, tu stesso, chiami tutta la lista dei clienti, chiami i tuoi clienti attivi e passati, li devi chiamare fisicamente, una telefonata in cui a tutti, ma come? Chiamo? Sì, li devi chiamare, abbiamo detto già mail, SMS, adesso chiami il cliente, sono tre cose, chiami il cliente e gli comunichi questa nuova cosa, questa apertura e gli fai vedere che stai comunicando con lui, saranno in pochi, credimi, pochissimi a fare questa cosa di chiamare il cliente. La quarta operatività è che devi visitare il cliente, devi andare fisicamente. Se hai rappresentanti è più facile, non pensare che basti quello. Magari è più facile, pensi che sia scontato, mandi il rappresentante, oppure il rappresentante comincia a girare con la mascherina. No, quello va bene, ma tu se non hai il rappresentante e siete in tre e basta uno o due in ferramenta o nella rivendita, il terzo vai a visitare i clienti. Se sono in un raggio nazionale, cosa difficile nel nostro mondo, sono in un raggio locale, facilmente li potrai raggiungere. E quindi fai una quarta cosa, che vai a visitare i tuoi clienti, dandogli sempre la possibilità di, invitandoli a venire in azienda, invitandoli a fare un certo tipo di discorso all'interno della tua azienda, cioè dici guarda, della tua ferramenta, della tua rivendita, vieni che ti do un regalo, ti do un omaggio, che una cosa che magari appunto, come ti dicevo, non venderai più, non vendi più e puoi tranquillamente scambiare con il tuo cliente. Ricordati che sempre devi scambiare del valore. La quinta cosa è particolarmente importante ed è l'unica cosa che ti fa spendere un po' di soldi, un po', pochissimi, è quella di inviare un cartaceo, inviare una sales letter cartacea, una lettera di vendita, una semplicissima lettera di vendita. Lettera di vendita vuol dire che una lettera bianca per cominciare, perché ovviamente non possiamo pensare di fare cose articolate, complicate, una lettera. Il tuo nome, non la ferramenta, il tuo nome come titolare della rivendita della ferramenta, e dietro destinatario il nome del titolare dell'azienda, della ditta, dell'artigiano, quello che è, in cui all'interno basta un semplicissimo foglio A4, mezza pagina, una pagina in cui lo inviti, perché se è aperto, stesso discorso, lo inviti a venire per dargli poi un omaggio, per fargli capire che sei aperto e che puoi fare. Questa cosa ti costa 100 euro se hai 100 clienti. Se sei una ferramenta di livello piccolo-medio, spendi 100-200 euro, basta, una cifra sostenibile. Se hai 1000 clienti, 2000 clienti, per mia esperienza, fatturi da 1 milione a 6 milioni di euro. Bene, buon per te, li puoi spendere 1000-2000 euro in questa fase per fare questa cosa. Non puoi, diciamo, non è un problema, non è così difficile spendere questa piccola cifra. Ma soprattutto, non lo fa nessuno. Non lo fa nessuno. Questa del cartaceo in particolare, non lo fa nessuno. E se fai tutte e cinque le cose,
tutte e cinque le cose, queste hanno e avranno un valore altissimo nei confronti del cliente, perché seguono quello che io ho definito e che non ho inventato sicuramente io, ma che in qualche modo andrò poi a spiegare nei miei materiali, ho definito di recente come il principio della presenza. Cioè, il principio della presenza è il fatto che tu, rivenditore, commerciante, titolare di ferramenta, hai il dovere di essere presente sempre davanti agli occhi del tuo cliente in tutti i modi possibili. Questo perché? Perché quando tu sei presente all'interno del tuo cliente, della vista dell'occhio, gli mandi la mail e lo chiami, e gli mandi l'SMS e vai a visitarlo, gli mandi il cartaceo, lui ti percepirà molto di più rispetto al suo collega, rispetto al tuo concorrente. Ora, purtroppo, un'altra cosa che volevo accennare è che tu non hai un'idea differenziata rispetto alla concorrenza, dovresti avere una strategia rispetto alla concorrenza, ma non ce l'hai, ma almeno fai queste operatività che già in esse è insito una differenza, perché nessuno lo fa, quindi tu vieni ricordato nella mente del tuo cliente, ed è questa una cosa che riguarda proprio il marketing strategico, il posizionamento. Tu avrai una posizione di livello più alto, meglio se prima posizione, il numero uno, il cliente si ricorderà di te. Si ricorderà di te perché gli stai mandando una mail, lo vai a visitare, gli mandi un SMS, lo inviti in ferramenta, gli mandi un cartaceo, lo chiami, gli offri un qualcosa di valore come scambio. Principio della presenza, ricordati, nel marketing fondamentale, in particolare nel nostro settore, il principio della presenza. Questa è la cosa, diciamo, fondamentale che tu puoi fare. Poi avevo parlato di un bonus, di un'altra cosa che puoi fare, visto che io ho parlato di queste strategie, di queste cinque cose, soprattutto le dedicate al tuo cliente professionale, quindi alla ditta che tu hai, all'artigiano, al rivenditore, scusa, al fabbro, alle ditte che tu hai, alle società, puoi fare una cosa del genere con i privati. Il problema del privato è che nessuno, tranne i miei clienti, tranne i miei studenti, che in qualche modo stanno già operando e lo sanno che lo devono fare, perché se fanno il corso pre-start, fanno consulenza con me, dopo la strategia, una delle prime cose che gli dico è questa: devi creare anche una lista di clienti privati. Partendo dai tuoi clienti che già conosci, che magari si fidano di te, che ti vengono a trovare, e inserendo quelli nuovi. Come si fa a creare questa lista? Tu dovresti avere tre cose, tre dati da parte dei clienti: dove abitano, quindi il loro indirizzo, un po' difficile all'inizio, il loro numero di cellulare, mediamente difficile, la loro mail, abbastanza facile. Quando viene un cliente nella tua ferramenta, nella tua rivendita, che non conosci, un privato, uno nuovo, chiedi serenamente di lasciarti una mail o il numero di cellulare. Difficile l'indirizzo, ma chiedi la mail e il numero di cellulare, dandogli in cambio qualcosa. Ricordati sempre che il marketing, la vendita, è uno scambio. Tu devi scambiare valore, devi dargli qualcosa che lui percepisca come qualcosa di altissimo valore, ok? Che tu hai già pagato, che per te è un costo, glielo dai e in cambio chiedi questa cosa. E motivi e giustifichi questo scambio, motivi e giustifichi questa richiesta, dicendo: guarda signora, io la sto inserendo, una privata, una signora, la sto inserendo all'interno di una lista privilegiata, esclusiva, riservata, alla quale poi faremo una comunicazione prima di ognuno. Fai sentire il cliente in questo modo, appunto, privilegiato, con queste parole, proprio riservata, operazione, una creazione di una lista riservata, esclusiva, solo di clienti di un certo livello. In questo modo tu avrai un 30, un 40, un 50% delle persone che ti daranno la mail, l'altro no. Comincia con due, con tre, poi arriverai a centinaia, a decine. E così anche a questi finalmente potrei avviare una comunicazione speculare simile alle cose che ho detto prima, che ricordo brevemente, ora non le ripeto, non ripeto il tutto, anche perché il video poi lo lascio insomma, sia sulla mia fanpage Davide Maranta, consulente marketing rivenditore, poi lo caricherò su YouTube, lo vedete sul sito. Sono essenzialmente queste cinque cose: mandare la mail, SMS, telefonare al cliente, chiamare il cliente, telefonare, chiamare il cliente, visitare il cliente e costruire una lista e mandare anche un messaggio al cliente. Quindi mail, messaggio, chiamare, visitare e inviare il cartaceo al cliente. Il cartaceo al cliente è una cosa che non fa nessuno. Il cartaceo si intende una lettera per cominciare ed è l'unica cosa che ha un certo tipo di costo, un piccolo costo. Il resto sono cose totalmente gratuite, ok? Questo è
una piccola iniziale strategia di riattivazione clienti che non fa nessuno. Può sembrare semplice, può sembrare, in realtà non lo fa nessuno, al massimo qualcuno ne ha l'idea. Vabbè, chiamiamoli. Se fai tutte e cinque le cose, otterrai un riscontro unico perché nessuno lo fa. Questo te lo posso garantire. I miei clienti che studiano con me, che hanno letto il libro, che hanno fatto il corso Prestart o anche il corso Positioness, che fanno consulenza con me su Skype tramite email, la consulenza che faccio io che puoi scaricare, della quale puoi scaricare l'informativa, cioè percorso che io ti propongo gratuitamente sul mio blog www.isistemidivissaggio.it, nella pagina pre-start, cioè puoi scaricare il report dove leggi le cose che faccio. Lo fanno questo rispetto agli altri. Intanto che creano la loro strategia, perché poi mi rendo conto che il marketing devi creare la strategia, devi fare le cose, fanno queste chiamate e ottengono subito un riscontro estremamente importante. Ora, visto che c'è stata una domanda, e tra l'altro mi invito a fare anche domande sia inerenti a questa cosa che vi ho detto, ma anche ad altre cose che riguardano il settore, insomma, volentieri vi rispondo, da parte di Egidio che mi chiede settore ristorazione food. Egidio, innanzitutto hai tutta la mia settore ristorazione o food e food, hai tutta la mia solidarietà perché voi siete, ahimè, il settore che per ultimo riaprirà o tra gli ultimi. Hai tutta la mia solidarietà, ma bisogna risollevarsi, bisogna rialzarsi. Ora, nulla vieta che tu possa fare, vedi, in parte, ma soltanto tu, o comunque quelli del tuo settore, non certo quelli del mio, che invece devono fare tutto quello che ho detto, una parte di queste cose che ho detto, in particolare se tu hai ditte tra i tuoi clienti. Io conosco moltissimi ristoranti che lavorano all'ora di pranzo, sono pieni di artigiani, pieni di ditte, quindi tu, se hai questo, immagino avrei fatto sicuramente tantissime fatture. Guarda, poi è chiaro che se tu sei un ristorante di sera dove si riuniscono i giovani, magari non è così, io non lo so, purtroppo non ti conosco, però puoi approfondire mandandomi qualche altra mail, anche una mail o scrivermi in privato, o puoi scrivere qui nei commenti se vuoi approfondire questa cosa, vuoi farmi capire meglio. Ma se tu sei un ristorante che a pranzo è aperto alle ditte, puoi tranquillamente fare questo che ho detto. Tutto o parte di esso, chiamare, invitare, mandare un cartaceo. Il tipo di marketing che ti sto proponendo lo puoi tranquillamente applicare anche nel mondo della ristorazione. Mi rendo conto che è più difficile per te per il privato perché dovresti aspettare che arrivi. E infatti, ahimè, mi dispiace dirlo, è un lavoro che avresti dovuto fare prima. Ma che non ti preoccupare, purtroppo anche qui nel mondo della ristorazione lo fanno in pochi. Forse ammetto che il mondo della ristorazione è un pelino più avanti, ma non così tanto rispetto al nostro mondo della ferramenta e delle rivendite. Perché? Perché tutto sommato la comunicazione è arrivata un po' prima rispetto al nostro mondo. Faccio una battuta: ho visto un proliferarsi di pagine Facebook del mondo della ferramenta che non ho mai visto in vita mia. Sono contento, va bene, finalmente avete capito voi che avete una ferramenta, voi che avete una rivendita di materie prime o semilavorate, o elettrotensili, meccanica, quello che è, ferro, legno, alluminio, siderurgia, pannelli per coperture, edilizia, tutto. Vi state creando le pagine Facebook, fate bene, però pensate che la gente vi veda nel momento in cui voi scrivete: siamo aperti, noi abbiamo le mascherine. No, non vi vede nessuno. Se avete 1.000 amici, oggi purtroppo per l'algoritmo di Facebook vi vedono in forse 100 persone, forse, ma neanche. Una volta, se tu avevi 1.000 amici, 1.000 contatti, 10.000 contatti, ma scrivevi una cosa fino a molti anni fa, almeno 4-5 anni fa, e tutto veniva visto, cioè tutti i tuoi contatti, i tuoi amici venivano visti, cioè vedevano la cosa che scrivevi. Oggi non è più così, devi pagare. E pagare è un problema, perché poi paghi per una cosa che stai facendo così e così. Infatti io per questo ai miei clienti non consiglio inizialmente di pagare su Facebook e Google. Cosa da fare, attenzione, da fare, assolutamente da fare, importante, ma lo consiglio di farla dopo aver imparato un sistema, aver imparato il marketing, la strategia di marketing, e dopo aver creato la propria pianificazione di marketing strategico e vendita professionale. Quindi questo mi sento di dirti in questa prima fase, Egidio. Mi dispiace di non poter aggiungere altro, ma se vuoi chiedermi nello specifico, puoi farlo tranquillamente in questa diretta o anche dopo, o anche in privato, come preferisci, tranquillamente. E ti faccio anche un enorme in bocca al lupo per la prossima riapertura che si stima essere metà fine maggio. Bene, queste sono un po' in sostanza le cose che volevo accennarvi, che volevo dirvi sulla questione, sulla strategia di riattivazione clienti in 5 steps più 1, e che lascerò appunto sulla mia pagina Facebook Davide Maranta, consulente marketing rivenditori, e
anche sul mio canale YouTube. Sul mio canale YouTube Davide Maranta, consulente marketing rivenditori, e probabilmente la metterò anche sul mio, web, sul mio blog www.isistemidifissaggio.it. Ok. Vedo che ci siete ancora. Ci sentiamo in privato. Ora lavoro. Grazie. Grazie a te, Egidio, di aver visto la diretta. Spero di averti dato qualche spunto. Se vuoi chiacchierare su questo argomento, puoi tranquillamente scrivermi. Guardati i video su YouTube, in particolare l'introduzione al corso Prestart. C'è proprio una playlist si chiama Corso Introduttivo Prestart, Introduzione al Corso Prestart. In particolare quella, poi ci sono anche altri video di contenuti di valore sul business, sul marketing che puoi vedere, di cui puoi trarne beneficio. Bene, io direi che più o meno siamo verso la conclusione di questa diretta. Grazie per esservi collegati. Se ci sono domande, potete tranquillamente scrivermi qui sotto nei commenti, in privato, scaricare, come dicevo, il report che ho fatto per vedere il tipo di consulenza che propongo. La proposta formativa potete scaricarla nella pagina pre-start del blog www.sistemidifissaggio.it e anche guardare gli altri strumenti che vi ho citato. Spero di avervi dato un contributo. Fate le cose che vi ho detto, intanto che iniziate a studiare, intanto che iniziate a capire che dovete approfondire il marketing, dovete approfondire la strategia di marketing. In generale, anche se per generale intendo tutta quella parte che sono riuscito a prendere, a cogliere e a far sì che sia strategia di marketing per il settore ferramenta rivenditore, ma poi non basta, perché quella strategia generale del settore, cioè delle cose del marketing che servono al settore, voi dovete pianificarle per voi, cioè dovete avere la vostra idea differenziante, la vostra specializzazione, il vostro percorso di marketing, ok? Soltanto dopo dovreste fare le cose che vi ho detto oggi, ma visto che io voglio darvi un contributo, visto che non c'è nessuno che lo fa, visto che voi non fate queste cose, allora ho pensato di darvi questa strategia di riattivazione clienti in 5 step più uno, che era appunto quello di iniziare a creare anche una, diciamo, una lista clienti dei privati. Niente, allora guardo un attimo se ci sono delle domande prima di lasciarvi. Allora, ci sentiamo in privato, ok? Settore ristorazione food, questo sei sempre tu, Egidio. Vedo che non ci sono altre domande, posso rispondere anche eventualmente successivamente. Allora, vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona serata, buon lavoro.